Non sempre in tutti i momenti della partita uno può essere perfetto, viene il momento di subire, subisci, viene il momento di attaccare, attacchi. Primo tempo fatto discretamente, abbiamo mosso la palla, abbiamo avuto qualche occasione, abbiamo permesso anche un pochino le loro ripartenze, questa volta siamo stati più attenti, il portiere è stato più attento, 1-0 ci dava ancora un margine sicuro, naturalmente. Tutto il secondo tempo nel calcio a 5 ci può stare di prendere una rimonta, però devo dire che poi alla fine è andato tutto bene. Vabbè, dal punto di vista fisico i ragazzi stanno benissimo, noi è sulle scelte che a volte pecchiamo, è mentale la situazione, a volte una ripartenza non riusciamo subito a metterci sugli uomini avversari e quello permette agli avversari di avere qualche occasione. Poi devo dire che per tutto il secondo tempo l'entrata di Melisse ci dà sicurezza, è un ragazzo che fa girare tutta la squadra, abbiamo impernato tutto su di lui, però devo dire che anche il primo tempo quando non c'è stato la squadra mi ha soddisfatto e quindi Melisse era infortunato, abbiamo cercato un pochino di preservarlo per sabato, poi il ragazzo se l'è sentita ed è entrato in campo. Voglio fare i complimenti a tutti i miei ragazzi che hanno raggiunto il primo obiettivo, l'obiettivo che la società ci aveva prefissato all'inizio dell'annata, cioè di raggiungere la Final Four di Coppa Italia. La cosa più importante è l'obiettivo della Final Four che ci avevamo prefissati inizio anno. Poi il mio apporto ci sta sempre, sia fuori dal campo che dentro al campo. Oggi purtroppo ci è servito dentro al campo. È purtroppo una caviglia un po' gonfia, però ho dovuto stringere i denti per raggiungere questa competizione che è importante sia per noi che per la società, anche a livello visivo. Le Final Four credi che saranno alla fine una lotteria, nel senso che qualsiasi risultato è possibile o c'è qualche situazione un po' più difficile per voi? Le Final Four diciamo che una favorita non ci sta perché chi arriva bene in quel momento la spunterà. Noi ci prepariamo al meglio per questa Final Four e che la fortuna gira dalla nostra parte. Sì, noi sapevamo che venire qua era difficile fare risultato perché all'andata io non c'ero in panchina, era finita 8-5, quindi fare una rimonta di 3 gol contro di loro in casa loro era un po' difficile. Abbiamo cercato di gestire la partita, infatti il primo tempo siamo andati noi in vantaggio, l'abbiamo chiuso 1-0 fino a quando abbiamo cercato, dopo siamo venuti meno anche perché comunque eravamo poche con le rotazioni. Poi durante il corso della partita uno dei ragazzi si è infortunato al ginocchio, quindi ho perso ancora un altro. Poi chiaramente si sa, con il portiere di movimento la rischi e chiaramente poi loro l'hanno chiusa. Chiaramente loro sono una squadra che stanno sul vertice del girone B. Sapevamo che comunque era difficile e ostica venire qui a vincere, a fare il risultato. Noi chiaramente però ci siamo venuti a giocare la nostra partita, penso che abbiamo dimostrato che la squadra oggi attualmente è cambiata. Io sono subentrato all'altro allenatore, la squadra è un po' cambiata e i ragazzi ci stanno mettendo un po' più di impegno, nelle gestioni delle partite.